Benvenuti in questa nuova puntata in cui vi farò vedere come sto realizzando la cellula abitativa per il mio Ford Ranger, facendovi vedere un po' tutti i passaggi e con l'obiettivo appunto poi di andare a girare il più possibile in libertà e vi porteremo con noi. Però prima di tutto un bel caffè. Entriamo in cellula, dai, a bere il caffè. Ah, come si sta bene. Diciamo che le dimensioni di massima sono fatte. Adesso è tutto puntato e ora andrò a montare, cioè vado a caricare la cellula sul pick up per controllare innanzitutto che sia tutto giusto e poi per prendere le altre misure che mi servono per poter continuare a far l'ambaradam. Il mio obiettivo nella costruzione della cellula è la comodità del caricare e scaricare senza dover smontare metà macchina. Solitamente io appunto ho questa copertura e di serie monta questo sport bar con il terzo stop, luci integrate e tutto. Se io dovessi smontarlo ogni volta che voglio fare un giro mi diventa un po' complicato, anche perché magari mi ci vogliono delle ore per smontare e rimontare solo sport bar e telo. Quindi lo sto progettando in modo che io il telo lo arrotolo e mi si incastra qui, la cellula abitativa praticamente andando a montare mi seguirà questo profilo fino ad appoggiarsi sopra, che è poi dove ci sarà il tetto a soffietto. Così facendo io praticamente anche da solo posso caricare la cellula senza smontare nulla, quindi anche in caso di partenza improvvisata io arrivo qui, arrotolo sempre la copertura, prendo la cellula, la carico, la fisso, chiudo il portellone e parto. Il telo è semi rigido, quindi appunto si arrotola. Ecco la cellula montata, questa è solo la base su cui poi andrò a montare la struttura in alluminio che costruirò per il tetto a soffietto, in modo che quando noi dobbiamo dormire il tetto si alzerà e renderà tutto vivibile anche la zona qui. Il portellone è chiuso, non supero le dimensioni di ingombro della macchina, quindi anche nei parcheggi o fare manovre strane non devo tenere considerata nessuna misura a parte l'altezza. La mia idea della porta sarebbe poi fare in modo che quando io vado ad aprire la porta si divide in due, la prima parte si appoggia qui e la seconda si snoda e gli farò i gradini in modo da poter salire e non avere gradini esterni da portarci in giro, ma sarà direttamente tutto sulla porta. Ora c'è un simpatico scatolotto in ferro che mi farà da gradino. Devo stare attenti alla testa che sennò ce la si picchia giù. E niente, siamo sopra. Qui, come ho fatto vedere nell'altro video, c'è la struttura che tiene il cassettone della cucina, che poi sarà scorrevole e esce all'esterno, quindi io all'interno qui andrò a rivestire, metterò i cuscini e questa diventerà una simpaticissima panca
qui poi andrò a fare qualcosa, tipo mobiletti, portacose. Qui avrò, visto che da qui fino in fondo non è calpestabile, metterò il serbatoio dell'acqua, così mi rimane anche basso. Spazio ce n'è. Poi qui l'idea sarebbe appunto di creare la finestra in modo che quando noi siamo sulla panca magari a mangiare, qui creerò una sorta di pannello che farà da tavolo, che se in caso di maltempo, vento o che comunque non ci permette di mangiare fuori, possiamo comunque mangiare all'interno tirando su questa sorta di tavolino. E volendo, aprendo la finestra, avremo anche la vista sull'orizzonte, che adesso c'è questo bellissimo muletto. Ora scendo che vi spiego anche il resto del telaio. Come vi dicevo prima, facendo questo sistema, comunque qui andrò seguendo la sagoma, mi rimane spazio, che è la cosa più importante, per arrotolare il telo. La cellula poi andrà fissata anche qui, in modo che io poi, quando ho finito, che arrivo baita a casa, smonto tutta la cellula e posso semplicemente richiudere col telo e non devo rimontare niente, e quindi ho già il ranger pronto per partire senza bisogno di perdere magari delle ore a rimontare i pezzi e quant'altro. E buono, ora si continua. Ho preso tutte le misure di cui avevo bisogno, posso smontarla e andare avanti a costruire le parti mancanti. E come avete visto prima, ho costruito quella parte qua, che poi da smontata andrò a saldare. Adesso devo smontarla, così vi farò vedere anche il procedimento inverso. Una volta smontata la cellula, al suo interno resteranno montate l'impianto elettrico idraulico, perché il serbatoio sarà comunque all'interno della cellula in basso, quindi il peso mi rimane comunque verso il basso, l'impianto elettrico con il pannello solare, tutto rimangono montati, quindi non devo fare assolutamente nulla per scollegare il ranger dalla cellula, quindi questo rende ancora più veloce il tutto e più semplice. Per poi tornare in modalità stradale, diciamo, mi basta srotolare il telo, quindi andare a chiudere il cassone e basta, io posso già ripartire. Quindi adesso vi farò vedere anche con che velocità si chiude il telo.
comincia a prendere forma effettiva e comincia a sembrare anche una cellula. Dunque questa è la parte che vi dicevo che andrà sullo sport bar, si collega sopra. Vi faccio vedere da dentro quell'angolo lì, messo avanti. Praticamente qui sarà chiuso e ci saranno le antenne in modo che io tutto questo spazio qui posso recuperarlo, e non è poco, per stivare oggetti e quant'altro. E quindi per oggi basta, spero che questo primo video effettivo vi sia piaciuto. Se avete domande scrivetele pure nei commenti, se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale e se volete condividete. In descrizione vi lascio tutti i link dei nostri social dove ci potrete seguire, e sperando di finirla il prima possibile in modo da poter finalmente iniziare a viaggiare in libertà, e vi porteremo con noi alla scoperta dei posti che visiteremo. E basta. Per oggi è andata. Ciao!